Ha iniziato bene la Triestina, che ha sconfitto l'Arezzo per 2-1. Per un presunto fallo in area di Minoia su De Falco, l'arbitro Tubertini di Bologna concede un calcio di rigore che Cinello, l'ex bomber dell'Empoli, si incarica di segnare. Ma al 19esimo, a termine di questa azione, è Ugolotti a siglare il gol del momentaneo pareggio. All'ottavo minuto del secondo tempo, però, arriva la rete della vittoria per gli alabardati. L'autore è Cerone al termine di questa azione.